Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntata ci sarà rapidamente l'unboxing del piccolissimo dronino LF606. Allora, innanzitutto al tatto le plastiche sono di buona qualità. Nella confezione c'è il micro mini dronino che è leggerissimo. Poi c'è la sua batteria quadrata che è grande quanto una batteria AA, ovviamente 4 motorini elettrici, 4 eliche, 4 eliche di scorta e 4 paracolpi che sono facilissimi da installare all'incastro. Ovviamente la ricarica, il tool per la ricarica con una batteria USB e il suo ovviamente radio telecomando. Infine un manuale in inglese e nella parte posteriore in cinese. Il manuale sembra abbastanza esauriente. Allora, note molto positive. Innanzitutto lo spinotto d'alimentazione è simile a un jack da microfono 3,5 mm. Questo rende il maneggiamento delle prese elettriche molto più facile. Non occorrono i diti dei cuffi e non c'è il rischio nel lungo periodo di strappare i contatti elettrici a causa di mancanza di punti di attacco per fare leva per attaccare o staccare i contatti elettrici. Qui praticamente è facilissimo ed è sicuro attaccare e staccare i relativi contatti. Questo mini dronino sembra ingegnerizzato molto bene, con un'alta attenzione ai dettagli, con plastiche di qualità solide e gradevoli al tatto. Il tempo di volo sulla carta è dato per 15 minuti, dato che il micro mini dronino non ha praticamente niente, non ha telecamera, non deve sostenere un ponte wifi per trasmettere le immagini, si limita praticamente a volare e tutta l'energia della grossa batteria è dedicata appunto ai motori. Per il resto diciamo, a vederlo sembra che abbia una telecamerina frontalmente, ma il mio modello praticamente non ha alcuna telecamera, ha una luce anteriore, quindi praticamente è già abile al volo notturno in relazione alla direttiva UE 2020 sui droni giocattolo. Oggi è tempaccio e non è il caso di utilizzarlo, ma prossimamente lo proverò subito per vedere come vola. Un saluto, ciao!